Ciao ragazzi, non so se mi sentite perché sono dentro la tenda, davanti a un fiordo e piove, quindi rimbomba un po' tutto. Comunque, credeteci o no, questo video ve lo edito da qua. Domani arriviamo a Caponordo con il gruppo di agosto, ma questo che state per vedere è il video del terzo episodio, quando arriviamo a Lisebotna. Io vi aspetto a Moto Viaggio Store, anche a settembre organizziamo l'Open Day presso Moto Viaggio Store. Venite per conoscere il Wild Caponordo 2023, conoscere tutti i dettagli, e se vi fa piacere partecipare venite con le domande che avete. Buona visione e a presto. Capo Nord in moto, uno dei viaggi più belli del mondo. 10.000 km, 11 paesi, infinite emozioni. Ma attento, non farti ingannare dai paesaggi mozzafiato, dalle strade bellissime e dalla magia di quell'iconico globo, perché il Wild Capo Nord è molto, ma molto di più. Wild Capo Nord significa passione per la natura e per il bivacco avventura. Ci laveremo nei fiumi e cucineremo scaldati da un falò. Conquisteremo Capo Nord stringendo nuove importanti amicizie. Realizzeremo un sogno in moto, condividendolo con altri appassionati. Faremo gioco di squadra, risolveremo imprevisti e vivremo un'avventura che renderà questo viaggio a Capo Nord unico ed indimenticabile. Ma adesso goditi questo nuovo episodio e se vuoi approfondire, vieni a conoscere il Wild Capo Nord agli Open Day che abbiamo organizzato presso Moto Viaggio Store. Trovi tutte le info in descrizione. Buongiorno ragazzi che ci seguite su YouTube. Allora, come vedete, davanti a noi c'è il mare. Ci stiamo imbarcando per la Norvegia e sbarcheremo a Kristiansand verso le 2, per poi arrivare subito nel bello della Norvegia. Quindi l'autostrada è ufficialmente finita e adesso inizia il bello del viaggio. C'è già una lunga fila, oppure no? Sì. Vabbè, vediamo, dai, speriamo bene. Vai avanti. Minimalista. Quando non vuoi stare al centro di attenzione, bro. Allora guarda, vai a toccare, giri un po' e la fai toccare così e cavalletto. Ho preso un cappuccino, come vedete, ma Luca si
che avevi preso te? Io sono andato là e ho visto e ho schiacciato espresso. E quando usando invece che profumo senti? Cioccolato. Perfetto. È un espresso al cioccolato. Ah, buon appetito. Dai, di qualcosa che sta succedendo. Mamma mia, spettacolare, strade spettacolari. Ti manca un po' l'autostrada tedesca? Per niente. Per niente. Uno spettacolo, uno spettacolo. Mamma mia, che goduria. Luca, a caldo, di qualcosa sulla strada. Che posso dire? Dopo due giorni di strada dritta ci volevano quattro curve. Quattro curve. Quattro curve, sei, va. Dai. Orgasmo, bellissimo. Oh, celata! Questo viaggio sta risvegliando il bambino che è in noi. Visto come si difende. E lei se ne è accorta. Lo stai sfruttando al 110%. Sì, sì, grande. Spero, grazie, che ti piaccia la strada. Bellissimo, grazie a te. Grazie. Fabio, va a caldo, dai, come si va qui? Stupendo. È tutto stupendo. Paesaggio, curve, strade, tutto bello. Ci siamo sfogati un po' oggi. E pecore. E pecore, quante pecore. Ma se ti dicessi che questa è la prima metà e che quella dopo è ancora meglio? Benvenga, benvenga. Bene, bene, bene. Che si dice? Dai, abbiamo recuperato prima la sofferenza di prima. Qui si è chiusa la vena e dagli le gas. Grazie. L'ho vista abbastanza brillante su questi sorpassi. Il mio bus si comporta bene, strade meravigliose, veramente. Merita veramente. Se non fosse delle pecore, guarda, queste pecore ci hanno veramente limitato sulle curve. Bene, dai, sono contento. Pitino! Spaziale. Sugoides, ne? Veramente spaziale, la strada, le pecore. La cacca delle pecore, no, veramente. Incredibile, si dice, incredibile. Giorgio! Come si va su queste strade dritte? Non ti annoi mai, non ti annoi. Se vuoi puoi prendere anche qualche pedala per la strada. Quanto ce ne possiamo? Come va la Pan America sulla Pan norvegese? Liscia. Senti, come sono queste strade dritte? Io continuavo a ripetermi, ti prego non finire. Ti dirò una cosa, non è finita, ora c'è l'altra metà che è più bella ancora, quindi preparati. Mamma dai. Mia. Ingrassia, come sono queste strade dritte? Oh, che belle. Solo questo vale tutto il viaggio, non ho visto il resto. Allora possiamo andare a casa domani, dai, andiamo a casa. So, giù, come vanno queste strade dritte? Ah, mozza a fiato, colori spaventosi, pecore bianche, nere, marroni. E l'Alberto che dice? Beh, tu con questa sei in gioco in casa. Spettacolare, divertentissimo. Dai, ce n'è ancora, abbiamo ancora 40 minuti di questa roba e poi basta. Come sono ste strade dritte con il 1150? Meraviglioso, posti stupendi. Bene, dai. Bravi. Abbiamo ancora un po' adesso e poi basta. E stiamo sfruttando ste Pirelli? Adesso le sfruttiamo. Però mi devo fermare ogni tanto a fare delle foto. Fai bene, cavolo. Abbiamo ancora 40 minuti di sta roba, basta, e poi basta. Basta. Ti manca un po' la Germania? Sì, mi manca un po' la Germania.
Piaciuta? Eh no. Facciamo la domani. Che strada. La rifacciamo domani, eh? Perché la strada finisce e bisogna rifarla tutta domani a salire, sì. No, oh, ma te tu c'hai del gas nel polso, eh? Si va subito su Instagram con questo video. Sarà divertente stasera per andare a pisciare. Io sicuro finisco di sotto. Tutto dritto, di là. Sei su Instagram. Giorgio, ti metti lì, Giorgio. Io vorrei anche mangiare. Che vi faccio fare? Che vi faccio fare? Allora, ci dice, ma che ci fa fare? Bellissimo. A un dirupo, ma se sopravviviamo al dirupo, va bene. Sì. Proseguiremo il viaggio. Secondo me ci vai, eh? Che vi faccio fare? Che fatica. Ah, siete già operativi. Vedi che la due secondi ha un senso. Vedi? George. Che io so già cosa ha fatto, la mia vecchia fiamma. Minestrone alle 11 verdure, vediamo. Guarda qui. Guarda che gioia. Dai, tiratela un po', fai, guardate. Guarda, guardate che bellezza. Qua ne contate solo 5, ma in realtà sono 11, le abbiamo contate una per una. 5 cereali? C'è troppo silenzio qui, qualcosa non va. Stiamo a cucinare. Ecco qua. No, io ho finito adesso, ho scolato la pasta, vado a mangiarla, ma bruciava, quindi. Ah, sei con loro? Che scusa, no, pensavo siamo accampati qua. Che è sta storia? Tutto sto silenzio, tutta questa. Stiamo facendo da mangiare. Siamo in preparazione, siamo in preparazione. Bravo. Un po' di noccioline, non so, sai che non posso mangiare. Qual era il comando, te lo ricordi? Eh? Qual era il comando? Tieni, Franco. Poi? Grazie mille. Non te lo ricordo, dopo lo schiarimento. Viva raga! È diverso dall'altro. Diverso. Questo è più da pasto. Allora, è sempre amabile. Perché in Veneto vanno i vini amabili. Si sente che è Veneto. In Veneto abbiamo roba buona. Che vino è? Questo è un taglio di 2-3 uve. Il comando era che fanno a Treviso. Quindi tutti sulle punte. Marcia. Un saluto a tutti i ragazzi di Treviso che seguono i ragazzi di agosto. Ciao su... ragazzi di Treviso. Tre uve di Treviso. Lo vado a provare anch'io, se non vi offendete. Perché se bevo così tanto i filmini glieli fo a ottobre. Ma sti ragazzi. Vabbè. Mi fanno tutte le sere. Ma qualche filmino nuovo lo fai uscire. Però poi mi chiedono di bere il vino tutte le sere. Come si fa? Ah, che la volete. Proprio lo spaghetto avete fatto voi, cazzo. Chi sta meglio di noi, ragazzi? Ah, nessuno. Ah, nessuno. Dai, facciamo uno schiarimento. Belli davanti. Allora. Schiarimento. Schiarimento. Mamma mia. Vedi come è arrivato il figlio. Soltanto il terzo giorno, ragazzi. Cioè, dobbiamo fare ancora 21 insieme. Io non so cosa succederà. È cotta, ragazzi. Un po' paura, però mi piace allo stesso tempo. Maiocco, un brindisi a te che c'hai gas nel manico. Bravo. Grazie. Vai forte, mi piace.
un brindisi a Luca che ti ha portato qua. Comunque non è vero che vado forte. No, vai forte, forte bene nel senso, non troppo forte, forte. Un brindisi a Alessandro che ha portato il vino. Un brindisi a Franco e alla figlia Chiara. Un brindisi a Michele. Un brindisi a Pietro, a Vincenzo, a Francesco, poi là c'è Marco e Giorgio non lo vedo ma c'è anche lui. E un brindisi al panorama. Che vedi? Tac. Si sta bene, non ci rompe le scatole nessuno. Abbiamo pagato 0 euro queste piazzole. Vedi che non piove? Infatti, secondo me non piove stasera. Quella nuvoletta lì basta. Ma no, c'è aria di serenità, ragazzi. È natura. È bravo, così mi piace. Domani andiamo in moto, no? Domani. Sei già pronto? Siamo appena sì. Anche perché un attimo, ci siete? Pip pip. Si parte. Ma ci dici perché ti sei messo in un passamontagna? No, per l'umidità. Ah, secondo me lo metto anch'io. Fatisco un po' di cervicale. Mi sa che lo metto anch'io. Ah, motivo serio, dai. Il tachino, però, 150 km. Franco, che ne pensi? Che sono tutti fulminati questi qua. Ma vedi la suocera cosa stai mangiando? Insalata. Il caffè è uscito. Vivo. Devi, allora, al limite sì, sì. Adesso... guarda quella caffettiera, credo, ma come fa a non cascare? La caffettiera di Pisa. Fai Dio, guardala! Ma poi ti fa cagare. Boom! Mette questa paginata qua.